seconda generazione. E devo dire che anche i paesini molto piccoli erano veramente carichi. Noi siamo il Via de Gardenose, arriviamo da Bologna con questo bus pieno di musica. Quindi per cominciare sentirebbe un po' per rompere il ghiaccio, un po' di entusiasmo, un po' di rumore. Grazie, fatevi sentire, grazie! Questo è il sesto appuntamento per quest'estate su questo autobus. 5 a Bologna, oggi in trasferta. 6 a Bologna. 6 a Bologna. Ah no, 5. 5 a Bologna e 1 in trasferta. La unità di Francesco Romano di Atlantica è qua. Tanto grazie all'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa situazione, quindi grazie di cuore. Grazie agli ausiliari, grazie a tutte le persone che hanno organizzato questa cosa. Noi suoniamo una strana mescolanza di suoni e di idiomi che abbiamo chiamato il reggae latino emiliano. Facciamo un viaggio musicale che attraversa la Giamaica, tanta Giamaica, passa per Cuba, arriva in Messico e fa un salto in Brasile. E infatti cominciamo dal Brasile, cominciamo con una canzone che racconta la storia di un calciatore degli anni 80, Socrates, un grandissimo uomo, un grandissimo atleta, un uomo che ha fatto molto per il suo paese, non solo a livello calcistico, in quegli anni duri della dittatura. Per Socrates. Allora, l'entusiasmo non era incredibile, quindi se si fate sentire un urlo, la cominciamo questa sera, guardate! Questo ci è piaciuto. Allora vamo già, Vendo con il suo equipo, nel futuro non è salsito, ma nel massimo mondialito, democrazia con il chat. Vendo con il suo equipo, nel futuro non è salsito, ma nel massimo mondialito, se il campione giunge, dai! Suena! Don't
fosse utile, democrazia provinciale, ma che il mondialito, e se chiama le verità, ancora non è molto po', fosse utile, democrazia provinciale, ma che il mondialito, e se chiama le c'era un'età media sopra i 70 e hanno fatto molto più casino di voi, ve lo vorrei dire, quindi non so se questo è positivo. Si scherza ovviamente. Ora facciamo un brano che parla di rivoluzione, una rivoluzione di cuore, di mente, di coscienza. Ce n'è bisogno, soprattutto in questo momento. Cambiamo qualcosa per il nostro futuro, per migliorare il mondo. La rivoluzione. Vai giù, vai giù, vai giù. Su questo che possiamo cantare, lo diciamo anche se è il secondo brano, ma vogliamo sentire la nostra voce, assolutamente, per cominciare così a interagire, a creare empatia. All'emozione! Un po' Giostrano, un po' Sargento Garcia, un po' Elvina Gardenauer. Ci siamo, cari? Está hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua, nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa, el movimiento no conoce la pausa. Donde everybody ven a bailar, donde el mundo ven a de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando por las cuatro direcciones, agradezco mis ideas y mis ilusiones. Me limpio la vida del peso de mis errores, ahora me doy la palma de mis errores. Se visten con disfraces, se quitan la careta, se le ven los dientes, otros parecen rudo, o cara de animales, no tienen corazón, ni a una de ellas, dice a Music Man.
questa è la Revolution Rock all'inizio dei Clash. Poi vicino a Sargento Garcia Steyer con la Gardenau in a Roma Long Steyer, in a Roma Long Steyer, in a Roma Long Steyer, Roma Long Steyer. Questo bus pieno di musica, pieno di gruppo, è servito, guardate, veramente è stato molto bello. A Bologna abbiamo cominciato all'inizio di giugno e ancora non succedeva niente, non c'erano ancora eventi, era ancora tutto bloccato dal lockdown. E quando le persone vedevano passare un autobus con la musica, con i musicisti, veramente uscivano dalle finestre a salutare, uscivano ballando dai negozi, è stata un'esperienza bellissima. E siamo molto molto felici di aver avuto questa idea, perché questo City del Bus, tra l'altro un autobus meraviglioso, ormai ci siamo affezionati, ci mancherà. Intanto facciamo un applauso a Aris, il nostro grande autista che ha seguito tutto il tour. Grande man, tutto il tour. È stato davvero qualcosa di straordinario, servito per far rinascere un po' di entusiasmo in città. Veramente, siamo veramente felici. Adesso cantiamo tutti insieme. Ripetete quello che dico io. A Revolution! A Revolution! Ok, questa era la prova, no? Per capire come si fa, i tempi. Però dai, fate sentire un po' di voce, amici di Gruparo, e chiudiamo questa bella stagione in bellezza. Tutti insieme, dai! Revolution!
grazie. Ma siete timidi qui a Comparo? No, perché siete stanchi? Dai, no, è una serata piacevole, è ancora estate, perché è ancora estate. No, dai, allora veramente non fatevi surclassare da quelli di Ambrogio. Esatto, da quelli di Ambrogio, che erano quattro anni e hanno ballato come dei pazzi. Fateci sentire almeno un urlo per le vie dei Cardinali. No, grazie! Oh, allora bisogna proprio tirarvi, ho capito, bisogna insistere. Ogni canzone bisogna riprendervi, ho capito. La bambina. Adesso un po' di Giamaica, un po' di Messico, tutto insieme. Oh,
siete, dai, dai, dai! Tak? Sciaccia, che groove! A to! Sei in diretta? Direttamente da... Ok, io la faccio per, per la musica che nel dedichiamo mezzo. Così... Direttamente da Copparo! Da Copparo, ma lui viene... Vabbè, in realtà è una canzone stai, di... Stai vicino qua, stai 5 km, 7 km. Un cantante storico della musica italiana, che un po' di anni fa... Quando gli abbiamo mandato la nostra versione di un suo brano del 1964, ha deciso di ricantarla insieme a noi. Purtroppo da qualche anno non c'è più, si chiamava Little Tony, e per noi è il piccolo Antonio, noi l'abbiamo sempre chiamato così, il grande Tony. E nel 64 uscì questa canzone presentata al Festival di Sanremo che si chiama Quando vedrai la mia ragazza, sicuramente qualcuno qui se la ricorda. C'è anche un bel coro. Nel ritornello che se volete cantare tutti insieme insieme a noi sarebbe proprio bello, ci farebbe molto piacere, perché magari quelli più giovani non se la ricordano, quelli leggermente meno giovani se la ricordano perfettamente. Abbiamo, visto che Tony non c'è più, usiamo per iniziarla una cosuccia con la sua voce, proprio perché così ci sentiamo insieme a lui. Poi se qualcuno volesse anche portarci un paio di birre mentre canta la chiesa, il ritornello, noi saremmo felici. Vabbè, si scherza. Oh ragazzi, si scherza, ma ci siete però, dai! Sta parlando con me. Caspita! Dai, Cioè abbiamo appena cominciato, dobbiamo andare avanti, cos'era? Da contratto è per le 2:30. Due e mezza. Quindi, hai voglia? Dai, facci sentire le tettoni. Ah, amico mio, quando a casa tornerai. Dedicata anche a suo fratello Enrico. La mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Questa è la versione latino-emiliana. Dille ormai, io penso solo a lei che morirei, se non sapessi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà. Devi aspettare me che tornerò, se lei mi aspetterà, tu che lo sai, devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Porque no...
Ferrari. Così, così. Quando arrivano le gettoni. Gli animi si scaldano. Cacciano. Sta arrivando la birra, questa è una buonissima notizia. No, perché in realtà noi abbiamo cominciato questo tour a che ora? Alle 18. Cioè, capito? Ragazzi, quindi una birretta ce la siamo meritata, dobbiamo dire, ampiamente. Conquistando le piante più difficili. Abbiamo espugnato anche Sabbioncello, cioè ragazzi, non è che capita tutti i giorni, che a Sabbioncello arrivi un bus pieno di musica, però anche lì la cogliente è stata sopra. Adesso facciamo un piccolo giro, un viaggio a Cuba, un viaggetto, vediamo chi è stato a Cuba in questa piazza, alzi la mano. Consigliatissima, veramente. C'è una canzone straordinaria di Compay Segundo, da Buena Vista Social Club, che noi la interpretiamo come sempre alla nostra maniera. Quell'uomo straordinario ce n'ha le certe tante. Questa si chiama Chan Chan. Pepo, dov'è? We'll be right back.
Yeah.
ci aspettavamo un applauso vero, dai! Caspita, tutte le volte ve lo devo dire, però. Bravi, grazie. Bravi. Grazie mille. La chiedo qua. Un po' di affetto. La chiedo qua. Sì, sì. Però Cocanile è numero uno.